ci sono mille illustratori, musicisti più bravi di te. Il fatto è che a un certo punto del tuo percorso non importa più, importa quello che sai fare, ma è più quanto ti piace. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno invece inventato qualcosa di straordinario, fuori dall'ordinario. Oggi con noi abbiamo una persona che, come tutte le migliori, i migliori incontri, si fanno per caso, quindi sono molto contento, e fa un lavoro molto particolare e che in realtà di cui non so niente, quindi come succede spesso quando non so niente di una cosa, invito ad Umano Podcast. Quindi abbiamo qui con noi Lia. Ciao! Ciao, piacere di essere qui. Come va? Bene, tutto a posto. Ok. Ecco, se sentite, perché tra l'altro questa puntata qui è una puntata secondo me da guardare, quindi di più su YouTube, oppure se la state ascoltando su Spotify, bisognerà che a un certo punto dovrete aprire Instagram perché faremo dei riferimenti dove appunto Visivi. è il caso di guardare delle immagini su Instagram. Quindi, cosa fai nella vita? Allora, io nella vita faccio l'illustratrice e la game development artist, che è un titolo figo per dire sostanzialmente quando le aziende che producono videogiochi o giochi da tavolo hanno bisogno di visualizzare, che sia attraverso una carta, un'illustrazione di un personaggio o mettere in forma, diciamo, visiva un'idea, quindi magari progettare una fazione di questo gioco o una mappa, uno scenario, qualcosa del genere, hanno bisogno di una persona che traduca questa idea e la strutturi a livello visivo, quindi artistico, di disegno Ok. dipinto, digitale per lavoro più che altro, chiamano me. Quindi tu entri nella testa delle persone e capisci quello che hanno in testa. Carpo l'informazione, la traduco magicamente. No, sì, io più che altro adesso lavoro con l'America, con appunto clienti americani. Io sono freelance, il meraviglioso mondo della partita IVA, e quindi lavoro tendenzialmente su commissione. Ho un cliente fisso, però tendenzialmente è gente mi contatta attraverso la mia mail, mi ha visto magari sui social, mi ha visto per altri lavori, eccetera, e mi chiede: ehi, avrei bisogno, che ne so, di dei character design per il mio videogioco, eccetera. O spesso sono compagnie di giochi di ruolo o Quindi giochi giochi da da tavolo. tavolo? Sì, non so se hai mai giocato a D&D o So cos'è, non comunque. ho mai giocato, ma so cos'è, ok? Ok, quindi giochi da tavolo in cui sei coinvolto dal punto di vista attoriale, cioè tu hai un personaggio che si muove all'interno del gioco attraverso un'avventura che è gestita collaborativamente tra tutti i Tra più giocatori. personaggi, esatto. Sì, quindi tendenzialmente ho fatto lavori per appunto giochi di ruolo indie, sempre in realtà piccoline. Per adesso, a parte qualche cliente di cui non posso parlare, Beh, guarda, non ne parleremo, però tendenzialmente se serve un'illustrazione per ad esempio la copertina di regolamento o appunto interne, cose così. Anche se in realtà io non ho fatto mai un percorso Esatto, adesso artistico. questo è quello che volevo capire, ma come si diventa una figura come la tua? O meglio, da dove sei partita tu? Cosa hai fatto per arrivare fino a qui? Allora, molte persone del mio mestiere diranno: no, ma io disegnavo da quando ero in fasce, già nell'utero ero con la matita in mano. No, come testimonierà la mia amica Laura, che è con me dal liceo, non ero brava, non sono mai stata pazzesca, cioè, ah, quelli che sono sempre stati bravi, assolutamente no. Abbiamo cominciato, io ho fatto il classico. Ho fatto il liceo classico, quindi niente di artistico, però disegnavo tantissimo durante le lezioni di greco e di Che filosofia. erano delle lezioni appassionanti, quindi. Appassionanti, ma perché comunque magari con metà orecchio ascoltavo e intanto non facevo casino, non facevo rumore, sembrava che prendevo appunti, quindi nessuno Diceva mi nulla, diceva giusto? nulla. Però appunto anche quando
sono andata all'università, mia sorella aveva fatto il Politecnico a design, lei ha fatto prodotto industriale, e io ho detto, ah no, vediamo a darci una base magari tecnica, cioè da dire che questo nel lontano 2016, che è ieri, okay, però, non c'erano tante scuole di improntate a quello che faccio io, cioè adesso ci sono la scuola di comics di Milano, di Torino, questo e quest'altro, scuola di concept art, che poi al massimo spieghiamo cos'è, esatto, la concept art, però super specializzate, okay, mentre ai tempi almeno io, che non ero mai uscita da Bergamo praticamente come vissuto, non avevo idea, erano proprio giovani. E quindi il Politecnico cosa hai studiato? Il Politecnico, ho studiato design della, okay, comunicazione, quindi sostanzialmente mi ha dato una base di soprattutto di metodo progettuale, nel senso che ti trapanano nel cranio un metodo progettuale che è di ricerca, di concept e di realizzazione, cioè ti insegnano a prendere un'idea, a costruirla bene in un gruppo, in una situazione di progettualità di gruppo, e che sia ben ricercata, che sia solida, eccetera, che è una cosa... Oggi ti serve, immagino. Assolutamente. In più anche solo sapere cose di editoria o di... Io non sono una videomaker o una programmatrice, però sapere più o meno come funziona ad esempio... Cosa vuol dire stampare un libro? Certo. O progettare graficamente una cosa? Tipo adesso sono una moderatrice in un progetto autogestito praticamente, che è una zine, non so se hai presente cosa sono le zine, sono praticamente saper magazine, okay, però sono queste raccolte artistiche autogestite, okay, su vari argomenti, cioè che ne so, se ti piace il ciclismo puoi fare una zine sul ciclismo con i tuoi amici che ciclisti, raccogliete, che ne so, articoli, fotografie. Ah, ok, una raccolta di, ok, sì, ok. E adesso ad esempio faccio la layout designer, la graphic designer per questa zine gestita da un'illustratrice australiana che è Annalise Jensen. E ad esempio sulle fa un po' ridere come no, in realtà è carino, praticamente le fate riimmaginate in un'ottica queer, okay, quindi e ad esempio è una collaborazione tra scrittori e artisti illustratori che illustrano le storie che gli scrittori scrivono per questa zine, e appunto avendo fatto il mio percorso universitario ho la possibilità di dire no, sì, ho anche il set di skill da designer. Ok, quindi posso spendermi anche in quel mondo lì. E sì, invece quindi la passione del disegno a un certo punto si trasporta dalle ore di greco a cercare di cacciare in tutti i progetti di design qualcosa di illustrato. Ok. Quindi tendenzialmente in realtà appunto a volte non puoi, a volte non, però è una passione che ha permeato diversi aspetti comunque anche del mio percorso. La cosa interessante è che appunto... molte persone dicono, ah no, magari da adolescente, da bambino mi piaceva disegnare, però poi è piena di persone brave, eccetera. Però una cosa di cui io sono grandissima sostenitrice, veemente, è il fatto che è come anche la musica e l'arte sono molto vicine in questo. Ci sono mille illustratori, musicisti più bravi di te. Il fatto è che a un certo punto del tuo percorso non importa più, importa quello che sai fare, ma è più quanto ti piace. Ferma, interrompiamo un secondo la puntata per dirvi che se siete delle persone fuori dall'ordinario oppure conoscete qualcuno che fa cose fuori dall'ordinario e volete segnalarcelo, ditecelo, scriveteci nei DM di Instagram sotto i commenti di questa puntata su YouTube, in modo che possiamo intervistarlo e potrete ritrovarlo qui ad Umano Podcast. Quanta passione ci metti, okay, e soprattutto se magari hai una voce, se... Ad esempio, se hai una voce. Nel senso, è
sei qualcosa da dire di che magari risuona con un pubblico, o perché ti piacciono certi musicisti, magari non ti interessa che sappia suonare Tchaikovsky perfettamente, oh mio Dio, magari ti piace il fatto che compone dei brani che ti piacciono particolarmente, che ti risuonano, il testo magari ti piace, ti piace la personalità del musicista, ti piace quello che comunica, eccetera. Stessa cosa con l'illustrazione, ci sono anche artisti che tecnicamente non sono Caravaggio, non gli interessa neanche esserlo, però sono super comunicativi perché magari fanno vignette politiche, magari ti piace lo stile carino, ti piace, cioè per vari motivi, e a una certa davvero non importa quanto sei bravo, quanto anatomia sai perfettamente a memoria, l'importante è davvero quanto ti gasa la cosa che fai. Cioè io adesso che è il mio lavoro, ci sono dei momenti in cui, soprattutto ultimamente, in cui il mondo dei social, il mondo diciamo commerciale dell'arte, cosa, certo, è un po', va sicuramente rema contro gli artisti, quello che mi va con le AI, con gli abusi di copyright, quelle cose qua, quello che mi manda avanti sicuramente gasarmi con la gente, tipo, oh no, hai visto che bello! Certo. E avere il fatto che, ok, nel mio spazio, nel mio sketchbook, nel mio taccuino, è per me, ho le mie cose che mi interessano, eccetera. Mantenere praticamente una propria identità, anche lungo il percorso e lungo... Sì, sì, che poi non deve essere per forza, so esattamente, cioè io sono quella che fa, che non so... faccio le fiabe, illustro le fiabe. Cioè può anche solo il fatto di... sei appassionato dell'arte in sé. Certo. Cioè non importa quello che fai. A te piace disegnare mele. Sei felice, ti piace, ti perdi nella tecnica, ti perdi nel... Va bene. L'importante è che trovi quella gioia dello stato di flow, di flusso che ti appaga, e poi trovare magari una comunità intorno a cui... Puoi anche solo, ne so, mio amico che dipinge miniature, o l'amica che disegna, o cose così, e poi ci troviamo e siamo tutti creativi assieme. È una cosa che mi è mancata nei miei anni di formazione, non avendo mai studiato in scuole artistiche, però che davvero ti riempie il cuore quando dici, non è solo tipo lavoro e AI e mondo grigio, è anche fare i disegni con i tuoi amici. Ma per esempio questa cosa qua, cioè, è arrivata dopo, quindi dici tu, in quel caso qua come... In che cosa è arrivata dopo? Allora, avevo in testa due domande, si sono mischiate insieme. Sì, no, tu interrompimi perché io parto a treno. No, ma è strabello. La cosa che, per esempio, tu dici, crearsi un gruppo di persone che siano appassionate tanto quanto te, in questa cosa qui, adesso è brutta la domanda, come si fa? Ma nel senso, nel tuo caso, come è arrivata questa cosa qui? E dici, non ce l'avevo fin dall'inizio perché ho fatto degli studi diversi e quindi non ero in quel mondo lì subito. È una bella domanda perché in realtà ci sto arrivando adesso. Ok, che un po' dopo. Molto, molto in ritardo rispetto magari qualcuno che, suppongo, perché ho fatto magari un percorso di studi, magari ha incontrato gente che voleva fare più o meno il suo campo. Io ci sto riuscendo adesso, avendo vissuto e studiato a Milano per un tot di anni. A Milano ho molto respirato l'ambiente più del design piuttosto che del game design, o dell'illustrazione, magari. Dell'illustrazione. Tanto è stato anche solo dire ai miei amici, poi io ho un gruppo di amici piuttosto nerd, quindi gente che comunque è portata a l'idea del gioco, della creatività, non spaventa, anzi è il loro pane quotidiano, quindi anche solo dire ma no, sei magari l'amica che ha come hobby dipingere, magari gli dici ehi, ma andiamo, facciamo, vuoi venire a questa fiera dell'illustrazione insieme a me? È più un fatto di esporsi e chiedere a quelli che ti stanno vicino, perché online ci sono
tante persone che puoi conoscere. Io ho diversi ormai amici che conosco da tanti anni, colleghi eccetera, che però una è a Londra, l'altra a New York, l'altra certo. in Australia. Non vado a una fiera a Milano insieme, è più difficile. No, e è questione molto di mettersi in gioco e magari passi quel momento scomodo di dire no vabbè magari la disturbo, certo, no. Di superare quella paura lì e poi dopo le cose sì. vanno. Le fiere, soprattutto quelle piccole, Cartoon Mix mi ha dato una bruttissima impressione l'ultima volta, però tendenzialmente, che ne so, tutte quelle fiere specializzate piccoline, tipo fiere dell'illustrazione autogestita, che adesso post covid stanno un po' rispuntando, okay. E il Modena Play, perché io sono anche appassionata di game design, cioè proprio okay. la progettazione di giochi, e trovo che sia il futuro del... Ma di giochi sia da tavolo che invece videogiochi o solo da tavolo? Allora, io personalmente alla magistrale, anche sempre a design, ho fatto un percorso di game design per videogiochi. Ok. Per giochi da tavolo. Ok. Lavoro nel campo dei videogiochi, però come game design conosco più il gioco da tavolo, okay. che poi in realtà... sono attivi, cioè il principio di progettazione sono simili, okay. Proprio come tu progetti le meccaniche di un gioco, come lo pensi, cosa vuoi che dica il tuo gioco, e non so, magari io trovo che i giochi ultimamente, anche dopo il Covid, hanno avuto una rivalutazione culturale. Sì, un respiro diverso. Soprattutto sì. Io, per quel pochissimo che so, più che i videogiochi, ma più i giochi da tavolo. Sì. Cioè più il ritrovarsi, perché è un altro modo di ritrovarsi alla sì. fine. Sì, sì, di ritrovarsi intorno a un tavolo e giocare, tra l'altro magari giochi con 5-6 persone, quindi non siamo io e te e basta. Sì, esatto. Ma siamo un po' di più, poi vabbè, ho scoperto un amico che è super appassionato di giochi da tavolo e quindi tante volte magari qualche sera abbiamo giocato insieme e lui dice no perché in base a dimmi quanti siamo, cosa te ne frega, no perché porto il gioco giusto. Come porto il gioco giusto? Certo, perché se siamo in 6 allora possiamo giocare a questo, se siamo in 2 o in 3 giochiamo, e quindi ho scoperto sì. questa cosa, è molto bella. È anche un modo per, ad esempio io lavoro sugli schermi, è anche un modo per stare insieme con persone in modo appunto lontano da schermi, lontano da certo. però comunque stai in comunità, ti diverti eccetera. E una cosa che mi ha appassionato tantissimo durante la mia tesi che ho fatto su game design, poi il progetto di tesi faceva un po' schifo, però, però ho imparato tante cose. Il percorso è stato più bello del prodotto. Sì, devo menzionare Marisa Bertolo, la mia professoressa, che è grande donna, idolo, che sostanzialmente mi ha fatto rivalutare il gioco, non nel senso i giochini per i bambini, okay. i videogiochi sono una cosa infantile. In realtà ho visto quanto un videogioco da tavolo, come vuoi, può essere davvero uno strumento comunicativo assurdo. Cioè veramente ci sono i giochi per il cambiamento sociale che magari tu giochi ma intanto ti sensibilizzano su magari qualche argomento, che poi non devono essere tutti così, però tendenzialmente c'è tanta, siccome tu nel gioco, no, sei molto coinvolto, perché ok, faccio giusta questa cosa, vengo premiato, cioè entri subito in questo stato che si chiama stato di flow, sì. In cui ogni tuo sforzo è appagato direttamente, certo. E quindi il gioco è molto appagante e può essere, ad esempio, Duolingo. Sì. Ok. Duolingo è un esempio fantastico di un'azienda che ha capito il valore della gamification, cioè di rendere un gioco, l'imparare, e infatti è famosissimo, è super efficace perché ti semplifica in livelli, in punti, eccetera, un processo come imparare una lingua che è difficilissimo. Però appunto a me entusiasma questa cosa che il gioco non è niente di infantile. Cioè, ovviamente è divertente, deve essere divertente, però può essere anche interessante. Se ci pensi, in realtà, cioè, è una cosa che è stata, diciamo, è stato visto male per un po' di anni. Mm-hmm. Ma in realtà, se ci pensiamo, anche gli adulti, adesso io ci escludiamo un attimo da questa categoria. I grandi, che non siamo noi. Quelli davvero grandi, in realtà, se ci pensi, giocano anche loro. Mm-hmm. Cioè,
quando parlano delle crisi di mezza età, quelli che comprano la bicicletta e iniziano a fare dei chilometri in bici, è un modo di giocare. Quelli che Sì. si tengono il calcetto con gli amici, adesso io dico una stupidata che è un po' lontana da quello che stiamo dicendo, ma No, tutto beh, poi. sommato neanche molto, ognuno di noi ha i suoi momenti di svago. E svago e gioco non sono poi molto diversi. Sì. Poi c'è chi si svaga andando a fare una passeggiata, e c'è chi invece si svaga andando a giocare a calcetto con gli amici. E quindi quello che dicevi tu del fatto di vedere il gioco non come una cosa per bambini, di fatto se ci pensiamo un secondo, è vero. Poi Sì. noi magari che siamo ancora molto Molto lontani dal lontani mondo da dei essere grandi. grandi, però magari ce ne accorgiamo di più perché i cambiamenti avvengono intanto che noi stiamo Sì. crescendo, però è vera questa cosa. Sì, e soprattutto lo spazio ma questo in qualsiasi momento cioè, comunque questo mondo che non so se non per fare tipo propaganda, cioè No, assolutamente. no, di anche concetti che senti, triti, ritriti, però questo mondo che comunque ti vuol far monetizzare tutti i tuoi hobby, cioè se tu fai i calzini a maglia devi aprire per forza, monetizzare, cioè che poi se lo fai, che ti piace, ne fai un Certo. lavoro fantastico, fighissimo, però nel senso non avere uno spazio in cui lo fai per te, cioè magari ce l'hai la cosa, le tue cose a maglia, però avere lo spazio per te di gioco, lo spazio per te creativo, ad esempio nel mio caso, e lo fai magari condividendo con uno spazio sociale, con i tuoi Certo. amici, è senza prezzo, perché appunto in un mondo in cui non si ferma mai, avere un terzo spazio che non sia la casa e non sia il lavoro, ma è un terzo spazio in cui non devi fare nulla, Certo. non guadagni nulla, non sei obbligato a fare nulla, è uno spazio creativo dove stare insieme e creare qualcosa per il piacere di farla e Certo. basta, non per produrre niente, per il piacere di stare lì, giocare o stare lì, disegnare perché ti piace e basta, oppure giocare a calcetto, fare la passeggiata, sono tutte quelle cose inutili che in Ma in realtà realtà non è non sono vero, inutili per sennò. niente, Ma anzi. è proprio quello che dicevi tu, ritrovare il proprio spazio è la cosa davvero spaziale. Ma ritornando invece al tuo lavoro, hai parlato prima, hai fatto lavoro con l'Australia, lavoro con l'America, lavoro con. Per chi magari sta ascoltando questa puntata ed è andato, e io tra l'altro scusami, non ti ho fatto neanche dire, ma adesso invece il tuo profilo Instagram dove si può guardare invece il lavoro che fai è. Iliadele, Iliade, come l'Iliade, perché è un mashup di nomi e del fatto che ho fatto il classico, quindi l'Iliade, perché ovviamente quando crei il tuo username a 16 anni devi far sapere a tutti che sei nerd. È giusto. Comunque, la domanda era come ho Sì, esatto, trovato. come cioè a un certo punto diventa il tuo lavoro. Quindi, quando è che è successo che aver studiato design e avere, chiamiamola passione, io non voglio ridurre Sì, nulla, sì, sì. però la tua passione per il disegno a un certo punto diventa il tuo lavoro e poi finisci a lavorare con l'America, con Sì. l'Australia. Allora, vorrei poter dire che sono i social, ma in realtà, soprattutto adesso i social appunto sono un po' un ambito difficile per i creativi, cioè, non hanno granché il tuo interesse di persona Ok, perché sei sì. bravo a cuore, però è uno strumento per connettere con persone. Io ad esempio un grande classico di persone che poi finiscono per lavorare come illustratori facevo fan art di una cosa che mi piaceva, ok? Che può essere qualsiasi cosa. Nel mio caso era Critical Role, che è una web series di attori che giocano a D&D, Ok. è tipo guardare teatro improvvisato praticamente, perché Ok. ovviamente loro sono doppiatori, quindi sono bravissimi, eccetera, e ti calano molto nella storia. Fare fan art di X cosa che ti piace potrebbe essere qualsiasi cosa, tipo il Signore degli Anelli, connetti con persone che conoscono quella cosa lì, quindi ovviamente è più popolare. E se magari la tua abilità è abbastanza o anche la tua voce è particolarmente interessante, tra quelli che, mi piace il Signore degli Anelli, e tu sei anche bravo, magari ce n'è uno che a una certa vuole sviluppare un gioco e gli serve proprio il tuo stile. Ok. Quindi, ed è tanto anche
networking, nel senso andare alle fiere e andare da X tizio e gli dici: ehi, no, guarda, mi puoi... E tipo gli illustratori, rompo sempre le scatole, tipo: mi puoi firmare il libro che ti ho preso? Ma anche mi puoi disegnare nello sketchbook, così almeno guardano i miei disegni? Certo. E poi io ho un loro disegno nel mio sketchbook, che non è male. Però è molto, ad esempio, fare complimenti a persone che fanno, ad esempio, illustratori che fanno una cosa che ti piace, di commentarglielo, di scriverglielo, solo non forzato, cioè non tipo, perché lo capisce la gente quando stai cercando la loro attenzione, solo per... Certo. Esatto. E invece se ad esempio X tizio ha fatto un progetto di gioco indie che ti piace un sacco, tu gli scrivi e dici: oddio, ma che bello questo gioco, vi seguo da milioni di anni, eccetera. Dopo un po' ho visto... Io in realtà lavoro professionalmente da un paio d'anni, quando ho finito l'università, e ho visto che tanto è passaparola, è un po' il circolo del cucito alla fine. Okay. Quando cioè, si conoscono tutti, se hai fatto buona impressione, se sei disponibile, se sei gentile, eccetera, la gente poi ti raccomanda o comunque dice: ah no, non mi serve un'illustratrice, però mio amico... E sì, di solito in America. Adesso in Italia non conosco tanto l'ambiente del mio campo, più che altro che forse è più gestibile attraverso, se magari ai giri delle scuole, magari è contatto più persona a persona, mentre con gli americani tendono a fare tanto commissione, outsourcing, quindi magari hanno più attenzione magari al social, alla persona che ti ha mandato la mail, a questo e quest'altro, eccetera. Mentre in Italia non ho granché avuto esperienza lavorativa con cui mi posso mantenere, diciamo. Certo. Però sì, è molto un... Se sei una brava persona e con te ho lavorato bene, sei anche brava. Ok, andremo avanti. Certa. Poi diventa esponenziale, cioè tipo a cascata. Io adesso ho iniziato magari con un cliente e piano piano quel cliente parla ad un altro cliente e adesso si sono collegati più contatti. È anche una cosa che viene naturalmente, più lavori più ti vengono lavori. Certo, sì. Poi no, certo, tocco ferro. Però tendenzialmente sì, se fai una buona impressione poi la gente... Certo, se continua a parlare di te o ti raccomando. Sì. Ma invece hai pensato di, o magari l'hai già fatto, hai invece prodotto un tuo gioco o una tua... No, allora, a parte i progetti universitari, per cui abbiamo prodotto un gioco da tavolo, però appunto era per un progetto universitario. Progetti miei personali è una bella domanda, perché appunto è sempre quella cosa del mi devo mettere lì e farlo, devi trovare la motivazione, di trovare il tempo. Però sostanzialmente a parte lavoro, ho qualche progetto personale, come ad esempio per le Crimson Viper, che sono stati ospiti, di cui sono la nuova arrivata, assolutamente non sono all'altezza di loro però ad esempio gli servirà del merch per delle stampe, eccetera, avere un progetto su cui magari sperimentare di stile diverso dal mio è sempre bello. Il mio grande sogno, obiettivo fantastico nella vita sarebbe, io nel mio passatempo scrivo fiabe, ma non tipo le fiabe per bambini, in quelle fiabe, sai le fiabe Grimm un po', sono per bambini ma sono un po' inquietanti. Sì, ho capito, cioè, che sono per tutti in realtà, se sono mascherate da fiabe per bambini in realtà sono per tutti. Esatto, che in cui puoi trovare una lettura un po' a tutte le età. E a me piacerebbe tanto fare una fiaba illustrata da me. Poi non scrivo, cioè mi piace scrivere, non sono così brava, quindi magari vedremo piano piano. E anche una cosa che per me sarebbe abbastanza un sogno nel cassetto, che in realtà è abbastanza fattibile, è creare nel territorio, quindi siamo a Bergamo, nel territorio bergamasco, uno sketch club. Okay. Cioè un posto, per adesso appunto
sarà, devo vedere un po' un check di interesse magari generale, però magari per adesso sarà tra i miei amichetti e poi vediamo, un ritrovo magari mensile, settimanale, una tantum, certo, in cui ci si ritrova e si ritrova quel momento di comunità con persone a cui piace disegnare, quindi tendenzialmente si disegna insieme, magari ad esempio si fa un'attività tutti insieme e poi magari si fa un'attività ricreativa tutti insieme. Certo, una... un modo per creare quel gruppo che dicevi, sì, prima, il fatto di... Sì, poi magari uno spazio magari di struzzi, che ne so, oggi X persona ci parla di questa cosa artistica che gli piace, e un po' per condividere l'entusiasmo, perché mi è molto mancato tra università, Covid, eccetera, mentre adesso sto cominciando a rispolverare un senso di comunità, e quello sarebbe abbastanza, appunto, la fiaba illustrata e lo sketch club, che è più attuabile effettivamente, tenere una dozzina di persone, trovarle, se certo, si può fare, e sarebbe, è tra i miei progetti futuri, diciamo, personali, non lavorativi, commerciali, esatto, lavorativi. Esatto. Invece, giusto per dare invece un'idea magari a chi ci sta ascoltando, se uno volesse iniziare la tua, un percorso tipo il tuo, oppure come ci hai fatto capire, non è forse l'idea, non è il percorso, ma più la motivazione, qual è un consiglio che puoi che ti senti dare a chi vuole buttarsi in un mondo, diciamo, nel tuo mondo o molto simile? Una bella domanda. Allora, secondo me, come ho già accennato prima, ti piace, che ne so, Naruto, ti piace Signore degli Anelli, mettiamo, ti gasa, non so, copiare il tale artista, ovviamente sul copiare poi se pubblichi, esatto, se pubblichi magari di, ah, questa è una copia di X artista, però tutti hanno copiato nel privato della loro cameretta per imparare, perché, oh mio Dio, come disegna bene X, Y, certo, si fa, anzi è uno dei modi migliori per imparare, appunto, con un po' di coscienza etica del non spacciarlo per tuo, ovviamente, però quello viene da sé, però appunto ti gasa, appunto, i disegni di Naruto, che ne so, disegnali quello che ti piace, prendi, copia, fai, ti vuoi disegnare il tuo personaggio di D&D perché ce l'hai in un certo modo, fallo, fregatene se esce male, tu comincia, ti piace quell'X artista, ti piace dipingere, è come fanno i musicisti a imparare, suoni la chitarra, mi piacciono i Led Zeppelin, suoni Led Zeppelin, prima volta suonerai probabilmente malino, però ti piace, ti dica, io ci provo perché voglio suonare quel brano, cioè, certo, e ti porta avanti, quello sicuramente sì. Poi io ad esempio tutto quello che so, completamente, non ho mai fatto una lezione d'arte, l'ho imparato da YouTube, gratis, totalmente gratis, quindi ci sono artisti che si molano per la comunità e fanno tutorial, ci sono libri online, ci sono libri in giro, quindi le risorse ci sono, soprattutto nel 2024, ci ho dovuto pensare un attimo che anno è. Io sbaglio spesso. È pieno di risorse online, però appunto il mio consiglio è, ti piace X, disegna X, fallo, ti piace copiare Caravaggio, complimenti alla Lena. Però, però sì, perché davvero lo vedo nei miei amici che magari sono alle prime armi tecnicamente, però magari dici, ah, puoi disegnare i tuoi personaggi di D&D, tipo, oh, bellissimo, andiamo, facciamo, e poi li vedi migliorare esponenzialmente perché vogliono fare bene quella cosa, certo, lì, e certo, sono casati, certo. Sì, quindi assolutamente, trova la cosa che ami, copiala, disegnala, fai quello che vuoi, però usala come fonte di gioia e l'abilità verrà da sé, sostanzialmente. Però, e guarda YouTube, posso consigliare un tot di canali, però libri YouTube, non c'è bisogno di... Allora, le scuole sono fantastiche, io non ci sono stata quindi non posso dire, però non devi per forza andare a una scuola per imparare tutte queste cose. La scuola probabilmente ti darà i contatti, quindi ti darà comunque strutturato una cosa, ti darà i compagni e sicuramente sarà più veloce magari, poi certo, dipende dalla scuola, io non l'ho mai fatta, però non ne hai bisogno, ecco.
cioè puoi fare tutto tranquillamente con internet se ci metti giusto, cioè con l'intento del grinta. Dovrai un po' scovarti le cosine eccetera, eccetera, però c'è tutto, c'è tutto di più, quindi... spaziale. Io ti ringrazio tantissimo per essere venuta qua oggi. Piacere mio, grazie a voi. Davvero fighissimo, è una carica pazzesca. E io sono sicuro che è passata sia in video che in realtà audio. Vi lasciamo chiaramente tutti i link qua sotto. Vi ricordo che questa puntata potete sì guardarla su YouTube, potete anche ascoltarla su Spotify. E grazie ancora. Grazie davvero, mille. È stato super, super, super. Grazie ancora. Grazie. Noi ci vediamo nella prossima puntata di Umano. Ciao!